Calenda ha detto proprio ieri, in Parlamento lo sanno tutti, che Renzi staccherà la spina a ottobre per formare il suo partito facendo cadere il governo. Dice lo sanno tutti, quindi io lo prenderei per buona questa affermazione. Matteo Renzi sa perfettamente il potere che ha all'interno del Partito Democratico. In realtà è veramente lui il segretario, perché il vero segretario Zingaretti è un uomo senza truppe. La maggior parte, l'80%, 70%, sono con Matteo Renzi. Quindi è lui che comanda all'interno del PD, anche se ufficialmente è un altro. Ed è stato proprio lui l'artefice alla fine di questo accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, questo accordo, se ci sarà. Per i suoi motivi personali, lui ha bisogno di un governo che duri qualche tempo per creare il suo partito politico e per non far sì che con le elezioni anticipate Zingaretti spazzi via la corrente renziana, che è praticamente tutto il partito. Quindi Matteo Renzi avverte che non sosterrà un governo PD 5 Stelle che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il PIL. E dice: non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'IVA e che abbassa lo spread, dice l'ex premier rivolgendosi al mondo produttivo in un'intervista al Sole 24 Ore. Ma se qualcuno si volesse far male, sappiate che non avrà i numeri in Parlamento. E si riferisce proprio a quello che dicevo prima: lui può far cadere con la sua corrente renziana il governo in qualunque momento. L'Italia rischia grosso, dice. La Brexit di Boris Johnson sarà un disastro sia per il Regno Unito sia per l'Europa. La frenata tedesca rallenterà la crescita anche nel nostro nord-est. E in casa nostra il PIL oscilla tra lo zero e il negativo. È un passaggio delicato e ora di finirla col tentativo dei bisticci. Oggi si tira una linea di demarcazione. La linea di demarcazione però la deve tirare il capo del politico del PD, che è Nicola Zingaretti, quindi questo è un messaggio direttamente a Zingaretti, come dire abbi dignità, nel senso a un certo punto bisogna anche saper dire basta e non andare per forza e a tutti i costi al governo con i 5 Stelle se questo non si può fare. Intanto Renzi il suo tempo lo sta prendendo per formare il partito, quindi anche se cade il governo adesso, lui comunque ha avuto già 20 giorni in più per preparare e giocare le sue carte. E poi aggiunge: da un lato chi vuole il bene dell'Italia accetti il compromesso e faccia il governo, dall'altro chi pensa solo all'interesse di parte continui pure a chiedere le elezioni. Però, caro Renzi, chi pensa all'interesse di parte non è chi chiede le elezioni, ma è chi è stato attaccato al governo. Io vedo continuamente da parte del PD dire agli altri quello che stanno facendo loro, come se fosse uno specchio. Avete sentito cosa ha detto Renzi? Da una parte c'è chi vuol fare per il bene dell'Italia e vuol fare il governo, e invece no. Quelli che vogliono fare il governo non è per il bene dell'Italia, ma per il bene personale del proprio portafoglio, dello stipendio e dopo per l'Italia, al finale. E poi lui dice: dall'altra parte c'è chi pensa solo all'interesse di parte e chiede elezioni. Ma chiedere le elezioni è un interesse di parte? Non mi sembra. Qual è l'interesse di parte? Chiedere le elezioni. No, l'interesse di parte è chi adesso cerca di fare un governo contro gli italiani, visto che il Partito Democratico ha perso le elezioni nel 2018 e adesso va al governo con l'invito dei 5 Stelle. Quindi l'interesse di parte è da quella parte dove non vanno d'accordo, ma a tutti i costi sono attaccati allo stipendio e alla spartizione di poltrone. È 15 giorni che parlano di ministeri e non parlano del paese. Gli unici che parlano del paese sono quelli del Movimento 5 Stelle con i loro 20 punti. Dalla parte del PD c'erano 5 punti generici buttati lì in 5 minuti, perché quelli, i punti del PD poteva farlo chiunque su un foglio di carta in meno di 5 minuti, forse 2 minuti. Giusto il tempo di riflettere, prendere la matita e la gomma. Quindi Renzi sta dicendo agli altri quello che sono esattamente loro. E poi Renzi è proprio il principe dell'inciuccio di parte. Questo lui lo ha voluto per un puro e mero interesse personale e politico barra personale. Dell'interesse degli Italia non gliene può fregare di meno. E aggiunge: le elezioni sarebbero una sciagura per la nostra economia. Quindi
Perché una sciagura, un'elezione fatta a novembre con un governo in carica a metà novembre, non è assolutamente una sciagura per la nostra economia. La sciagura sarà il governo che si vuole creare. Quindi anche in questo modo Renzi dice delle non verità, delle falsità, in modo da condizionare l'elettorato. Voi sapete che l'elettorato a volte tende a credere ciecamente e condividere senza se e senza ma quello che dice il proprio capo politico. Ma non tutti cascano nelle parole dei politici di questo tipo. E poi aggiunge: Salvini punta alle elezioni per bieco interesse, ma il Parlamento non è il suo maggiordomo. Ci sono delle regole e vanno rispettate. Si va a votare quando lo dice la Costituzione, non quando lo dice Instagram, perché servire le istituzioni è una cosa seria, non è indossare la felpa della polizia. Sta dicendo un'accozzaglia di parole messe assieme che non hanno né testa né coda. Questo che vi ho appena letto non ha nessun senso. Ovvio che si va a votare non quando lo dice la Costituzione, ma quando lo dice Mattarella. È ovvio che quello che stanno facendo è assolutamente legale, questo accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, lo dice la Costituzione. Sta di fatto che è un accordo tra un partito che ha vinto le elezioni e un partito che ha perso le elezioni solo per impedire a Salvini di andare al voto e di votare in Italia. Non è un governo no voto, ma è un governo no Salvini, dei perdenti che sanno che alle elezioni perderanno comunque il governo. E allora attaccati alle poltrone per cercare di tirare avanti altri 3 anni. E poi aggiunge: ciò che farà Di Maio non mi sembra così decisivo, ma caro Renzi, quello che deciderà Di Maio e la base attraverso la piattaforma Rousseau in questi 2 giorni è assolutamente e principalmente decisivo. Quindi tutto quello che stai dicendo sono cose all'opposto di quella che è la realtà. Stai cercando di cambiare la realtà parlando a un elettorato che spero non caschi nelle tue bufale. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.